Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento del nuovo spazio che abbiamo aperto sul nostro canale di Sinistra Classe Rivoluzione dedicato alle interviste. Stasera abbiamo con noi cinque ospiti, che sono cinque studenti e studentesse degli istituti superiori, con i quali vorremmo provare a capire qual è la situazione che stanno attraversando gli studenti, i giovani più in generale, in queste settimane? Gli studenti sono stati fra i primi ad essere colpiti dalle misure di restrizione, con la chiusura delle scuole, poi l'attenzione si è spostata di più sulla questione, di chi ancora era costretto a uscire da casa, cioè i lavoratori, delle battaglie per chiudere le attività, non essenziali per garantire la sicurezza sui posti di lavoro, di tutto ciò che riguarda il mondo della scuola, ciò che è emerso è stata soprattutto, una certa confusione. Se avete presente le interviste del ministro Azzolina, in televisione, ecco, diciamo che, non era, proprio chiarissimo, quello che avevano in testa. Su come risolvere la situazione in cui erano caduti milioni di studenti. A un certo punto hanno fatto un decreto che è stato superato ancora prima di essere approvato, perché ipotizzavano la possibilità di riaprire le scuole per il 18 maggio, che era, insomma, una fantasia. Ecco, abbiamo sentito quindi un po' di tutto. Vorremmo provare a capire qual è effettivamente la situazione degli studenti, in particolar modo con questa questione della didattica a distanza, della didattica online, e vorremmo provare a farlo con chi nelle scuole ci sta veramente, anche se in questo momento in forma virtuale. Ecco, ne parliamo quindi, come vi dicevo, con cinque studenti e studentesse che vi presento. Sono Chiara Gravisi, del liceo Volta di Milano, Salvatore Maietta, del liceo artistico San Leucio di Caserta, Angela Maiello, del Mercalli, di Napoli, Onsab Della Mid, che studia al liceo, linguistico Francesco Selmi di Modena, ed è anche, attivista del collettivo giovanile, cittadino Jeunesse Engagée. E infine Noemi Giardiello, studentessa dell'Istituto Tecnico Turistico Pareto, di Milano. Ecco, intanto grazie, per essere qui con noi. E, vorrei partire, con una domanda a Chiara, che è la più ovvia delle domande. Abbiamo sentito un po' tutto il contrario di tutto: la didattica a distanza funziona, anzi no, non funziona, i tablet ci sono, ma no, non ci sono, non ci sono, ma stanno arrivando, la maturità si fa, non si fa, si fa a metà, l'anno prossimo chissà. Ecco, ci spieghi un attimo qual è effettivamente la situazione che c'è dentro le scuole, che state vivendo, voi studenti? Sì, allora la didattica a distanza di sicuro ha preso di sorpresa tutti e ha trovato tutti impreparati. I problemi sono assolutamente tantissimi, tanto che faccio fatica ad elencarli. Di sicuro il problema principale è quello dell'accesso a questa didattica, ovvero non tutti hanno un numero adeguato di dispositivi a casa per riuscire magari in contemporanea con fratelli o genitori a partecipare alle lezioni. I tablet che dovevano essere stanziati stanno iniziando da poco a essere effettivamente distribuiti e spesso la trafila per ottenerli è confusa. Gli studenti, proprio perché hanno problemi di connessione in primis, ricevono in ritardo addirittura le comunicazioni necessarie ad iscriversi alle pratiche necessarie per ottenere questi tablet. Ci sono problemi di connessione circa per tutti. Ovviamente chi si poteva permettere già da prima una connessione meno buona è ulteriormente danneggiato dal rallentamento generale della rete che stiamo sperimentando tutti in questi giorni.
Inoltre, un altro problema è il fatto che già quando si è a scuola, essendo in moltissimi in classe, c'è la tendenza a essere in un ambiente sovraffollato. Ovviamente questa cosa si amplifica nel momento in cui siamo tutti dietro uno schermo, organizzare i propri interventi, le proprie domande diventa molto più difficile e quindi il fatto di essere una classe molto grossa facendo lezioni a distanza diventa ancora più pesante. C'è anche da dire che le differenze, le difficoltà per accedere alla didattica a distanza non sono uguali da scuola a scuola. Infatti, una cosa che ha esasperato particolarmente questa emergenza è il fatto che le differenze tra le scuole di serie A e le scuole di serie B sono di nuovo emerse, dove noi abbiamo delle scuole del centro, le scuole vetrina, le scuole che hanno un sacco di finanziamenti, un sacco di progetti aperti, un sacco di contributi volontari dati dai genitori più abbienti che hanno i figli che li studiano, che hanno potuto reagire meglio e attrezzarsi più velocemente, o che magari addirittura, come nel caso della mia scuola, avevano già aperti prima dell'emergenza alcuni canali, ad esempio con G Suite, con mail personalizzate d'istituto, accesso a Classroom, accesso a Meet, e quindi una volta scoppiato il disastro hanno solo dovuto riprendersi dallo shock e renderli operativi. E invece abbiamo scuole di periferia che sono abbandonate a se stesse da sempre e che in questa situazione d'emergenza si sono trovate colte alla sprovvista, ma in più con ancora meno risorse, a volte addirittura senza risorse e senza neanche un'organizzazione interna. Quindi abbiamo degli studenti che si sono trovati a dover fare lezione su due o tre piattaforme video e a dover muoversi per caricare i loro compiti e scaricare gli incarichi dei professori da tre o quattro piattaforme diverse, perché appunto i professori, in mancanza o nella quasi totale assenza di qualunque direttiva, che non è assolutamente arrivata né dal ministero e spesso nemmeno dalle scuole, si sono dovuti sostanzialmente arrangiare e reinventare più o meno da una settimana all'altra una nuova didattica completamente online, con disagi che sono nati per tutti, sia per loro che ovviamente per gli studenti. Quello che voglio dire, quello con cui voglio chiudere la mia risposta è questo, cioè che ovviamente queste differenze non spariranno una volta che sarà passata la pandemia. Anzi, le scuole tutte saranno ancora in uno stato peggiore, perché oltre ad essere abbandonate alla buona volontà del corpo docenti, dei contributi volontari, dei genitori e degli studenti che la frequentano, subiranno ancora più tagli e saranno ancora più massacrate dalla situazione tragica che ci aspetta una volta finita la pandemia. E quindi vorrei lanciare un appello agli studenti che stanno guardando questo video. Noi stiamo cercando di organizzare un'assemblea studentesca per il 2 maggio. Perché? Perché pensiamo che sia assolutamente necessario che noi, in vista delle lotte che ci saranno da fare per tutelare i nostri diritti, dobbiamo assolutamente organizzarci. E quindi, ovviamente, in questo periodo non possiamo vederci perché, per ovvi motivi. Però pensiamo che sia importantissimo organizzare questa assemblea che pensiamo di fare su Zoom per riuscire a confrontarci e iniziare a prendere una posizione da cui poi possiamo partire una volta che questo periodo di crisi è superato e una volta che dovremo trovarci a lottare per i nostri diritti. Quindi io invito chiunque fosse interessato ad avere questo tipo di confronto, a iniziare questo tipo di preparazione a una lotta dura che ci sarà, di guardare nella descrizione di questo video dove noi lasceremo il link dove voi potrete compilare un questionario e se volete lasciare il vostro contatto perché poi noi vi contattiamo e vi mandiamo il link per partecipare a questa assemblea. Grazie, spiegazione molto chiara, direi. Per passare alla seconda domanda che vorrei fare a Salvatore, mi ricollego a una cosa che diceva Chiara nella parte finale della sua risposta, cioè questa emergenza a un certo punto finirà. La didattica a distanza, adesso vedremo quando, vedremo come, però
verrà superata questa situazione. A quel punto, tutto a posto? Cioè, si tratta solo di diciamo, arrivare fino a lì e poi possiamo stare tranquilli che la scuola pubblica non ha problemi e svolge il suo ruolo sociale? Ebbene, direi proprio di no. Difatti, la pandemia in atto che ha iniziato questa situazione non normale di didattica a distanza ha messo alla luce, sta mettendo ancora alla luce contraddizioni e dinamiche, nonché problematiche che la società in generale, così come la scuola, ha sempre avuto, ma che se prima erano celate, soprattutto agli occhi di noi studenti, adesso sono ben più palesi e penso che mai più rivedremo le cose come le abbiamo viste prima di questo problema. Ma iniziando, dobbiamo dire necessariamente che lo scopo per cui esiste la scuola è quello di formare l'individuo, che dovrà diventare un componente attivo della società e dargli la possibilità di sviluppare una coscienza critica che possa aiutarlo ad affrontare la vita, approcciarsi al mondo della politica e, perché no, avere una crescita personale e ovviamente interpersonale. Ma possiamo tranquillamente affermare che così non è. Il sistema capitalista che ammorba purtroppo anche la scuola, come già detto prima, tende a creare delle divisioni di classe nella scuola stessa. Ci sono istituti di serie A, istituti di serie B e questi ultimi purtroppo superano di gran lunga i primi. Fra gli istituti che possiamo definire di serie B spiccano soprattutto, ma ovviamente non solo, i professionali, gli industriali, i tecnici, i quali sono frequentati da fasce di popolazione possiamo dire più basse, perché no, proletarie. E la didattica a cui vengono sottoposti ovviamente è ben lontana da quella là che possiamo definire quasi umanista che abbiamo citato prima, ma è impostata su un veloce apprendimento di un mestiere, di un lavoro ovviamente operaio, e che così consente che questi studenti possano essere messi sul mercato del lavoro non appena la scuola sarà finita. A testimonianza di ciò basta leggere alcuni dati statistici. Per esempio, possiamo affermare che l'1,8% dei laureati ha un diploma professionale ed è una percentuale ridicolmente bassa. Il 19% proviene invece da istituti tecnici. L'84% invece dei laureati ha genitori con una laurea e se contiamo invece famiglie i cui genitori hanno la terza media o, altri, o solo un diploma, la percentuale scende al 46%. In breve possiamo riassumere che solo il 21%, una cifra bassissima, provenga da, di laureati, provenga da famiglie di impiegati oppure di operai. In più, dobbiamo aggiungere necessariamente che, senza mentirci, noi studenti siamo esattamente della merce, merce in balia dei privati, perché purtroppo, con le quasi recenti leggi sull'autonomia scolastica e sulla buona scuola, gli istituti, ricevono fondi anche dai privati, fondi che sono ridicolmente bassi, che non coprono sezioni essenziali delle scuole ai quali provvede lo Stato, che versa la maggior parte dei soldi, del denaro, e nonostante questo, nonostante il contributo dei privati nell'istruzione pubblica sia ridicolmente basso, questi spesso spadroneggiano sulle nostre scuole, portando avanti iniziative come gli odiati PON o l'ancora più odiata alternanza scuola-lavoro, che di fatto ricattano noi studenti. Con la promessa di crediti da usare all'esame di Stato e che in realtà non lasciano un contenuto formativo verso gli studenti, anzi, li privano di preziosissimo tempo e soprattutto ci costringono a fare del lavoro, un lavoro effettivo, non semplificato, un lavoro vero che riguarderebbe gli adulti, senza essere remunerati, senza percepire stipendio o denaro in cambio. E questo, personalmente, penso sia un crimine. Grazie Salvatore. Ora, come ricordavi tu, c'è uno scontro, su che cosa debba essere effettivamente la scuola. E la scuola, pubblica, tutti i diritti che, anche se sono stati molto attaccati, esistono ancora, sono il frutto di lotte sociali, di movimenti.
di massa a partire da quelli degli anni 60 e poi ce ne sono stati anche molti, molti altri. Devo dire che per un po' di anni il movimento studentesco non ha avuto una presenza di massa nelle piazze, questa cosa si è invertita completamente, ormai poco più di un anno fa, con il movimento sulla questione del clima. Ecco, ad Angela vorrei chiedere che cosa ha significato questo movimento, come l'avete vissuto nella scuola, nel vostro collettivo, e anche, ovviamente, venerdì in teoria c'era il quinto sciopero mondiale per il clima, ovviamente in queste condizioni non ci sono state manifestazioni, e questo tema dell'ambiente è ancora presente in questo momento nella coscienza dei giovani, o è stato soppiantato dal problema dell'emergenza sanitaria, e che tipo di rapporto c'è fra questi due problemi? Allora, io credo che i Global Strike che si sono susseguiti a marzo, a maggio, a settembre siano una chiara manifestazione del fatto che i ragazzi oggi sentano la necessità di mobilitarsi perché e che ci sia stato un risveglio delle coscienze, perché evidentemente è chiaro a tutti che il problema del cambiamento climatico non è più un qualcosa di prorogabile come lo è stato evidentemente per le generazioni precedenti, ma che adesso vogliamo delle risposte chiare e delle soluzioni a tutto questo. I numeri altissimi che si sono visti sono risultato del fatto che basta guardarsi intorno per capire che la terra non respira più. Io faccio parte del collettivo del Liceo Mercalli di Napoli e da quando è nato il movimento del Fridays for Future ho potuto percepire una necessità da parte dei giovani di confrontarsi durante le assemblee e di organizzarsi e di conseguenza mobilitarsi. Abbiamo cercato, prima di fare qualsiasi altra discussione, di rispondere a una domanda chiara, semplice, ma che a mio avviso è poi alla base di qualsiasi altro discorso, cioè di chi è la responsabilità di questa situazione in cui adesso ci troviamo, se è del singolo o del sistema. Io credo che ci sia una grande confusione in merito a questo perché molti credono ancora che sia appunto responsabilità del singolo un cambiamento poi dell'intero sistema. Ciò è evidentemente qualcosa di falso perché ciò che noi facciamo innanzitutto dipende dalle possibilità che ci sono date. Se per esempio io la mattina voglio andare a scuola utilizzando dei mezzi pubblici, è necessario che questi mezzi funzionino e funzionino bene, altrimenti io sarò costretta ad utilizzare la macchina o il motorino. E poi c'è anche un'altra cosa da dire, il fatto che sono solo 20 le grandi aziende che per fare profitto sono responsabili di un terzo delle emissioni globali. Questo ci porta a capire che evidentemente noi da soli non possiamo incidere e non possiamo essere risolutivi per un cambiamento del sistema. Diciamo che io credo che il movimento del Fridays for Future sia un movimento che abbia delle enormi potenzialità e in piazza lo si è visto. Io mi sono voluta confrontare con tanti altri ragazzi e sento e vedo la necessità e la voglia di un cambiamento del sistema. Probabilmente è un movimento che ha avuto questi risultati anche perché magari a livello nazionale e internazionale, in nome dell'unità, ha cercato di non dare delle risposte chiare e nette in merito ad alcuni temi come ad esempio quello delle grandi opere, oppure non si sono mai definiti apertamente anticapitalisti. E io credo che questa possa essere una debolezza, anziché lo sia. Oggi ovviamente siamo tutti concentrati sulla questione del Covid, sulla pandemia che stiamo vivendo.
Però un problema non esclude l'altro perché quando questa situazione sarà finita, oltre alle conseguenze economiche e sociali che ci saranno anche e ancora di più i problemi del cambiamento climatico. Quindi è necessario non abbassare la guardia e continuare a porre attenzione su questo problema perché è evidente che il sistema internazionale non sia stato in grado di fornire un piano economico risolutivo. Sia per i problemi economici dovuti alla pandemia, sia al problema dovuto cioè ai problemi del cambiamento climatico. E quindi, se come abbiamo visto da un anno a questa parte che è nato il movimento del Fridays for Future, non sono arrivate le risposte dall'alto, è evidente che sia necessario mobilitarsi dal basso per essere noi stessi fautori di un cambiamento del sistema, che è evidentemente necessario. Grazie Angela. Ora, per tornare alla questione della didattica a distanza, avete parlato dei problemi legati alla didattica, a questo metodo di insegnamento e anche problemi legati alla scuola di serie A, scuola di serie B. Diceva Chiara, ha spiegato anche più in profondità Salvatore. Ecco, oltre alle scuole di serie A e scuole di serie B, ci sono anche le case di serie A e le case di serie B. In un certo senso, questa situazione di dover studiare da casa, se è possibile, amplifica queste differenze sociali, perché oltre a, diciamo, a già i limiti di un istituto in cui si va a studiare, uno deve fare i conti anche con gli spazi, gli strumenti. La condivisione che vive 24 ore al giorno. Ecco, volevo chiedere a Ons se questo problema effettivamente esiste e cosa ne pensa. Sì, abbiamo visto come nel sistema capitalistico, nella sua fase decadente, tutte le sue istituzioni entrano in crisi. Sicuramente la scuola non è un'eccezione. In casa, per rispondere alla tua domanda, la situazione non è migliore. Vi sono diversi problemi che è importante denunciare perché prenderne coscienza è il primo passo per appunto superare il problema. Innanzitutto, l'esistenza delle disuguaglianze sociali fa sì che non tutti gli studenti dispongano di almeno un dispositivo per componente familiare e di una connessione internet abbastanza veloce volta a garantire il più ottimale possibile svolgimento delle lezioni online. Chi è svantaggiato economicamente non ha neanche diritto a un'istruzione degna di essere considerata tale. Essa appare sempre di più come un privilegio per pochi e non un diritto di tutti come dovrebbe essere. Non solo, io spenderei anche due parole sulle forme di oppressione psicologica che vive lo studente. Dappertutto abbiamo letto lo slogan "Io resto a casa, io sto a casa", la casa è stata presentata come il posto sicuro per eccellenza. Non è così per tutti. Sono sempre più allarmanti i dati sull'incremento della violenza domestica, sia nei confronti di donne, sia nei confronti degli studenti, dei figli, no? E per non parlare poi del problema delle case troppo piccole per famiglie troppo numerose, sempre legata a problemi economici. Ripetiamo da sempre il problema delle classi troppo affollate, che appunto rompono il rapporto tra docente e studente, importantissimo nella formazione scolastica. Con la didattica digitale questo problema è ancora più presente. I figli di genitori separati che sono costretti a convivere perché non godono di indipendenza economica. Tutte queste situazioni familiari vengono poi aggiunte al problema delle lezioni online, che sono sempre più lunghe e sempre più difficili da seguire, senza che poi vi appaia appunto senza che poi ci venga un mal di testa oppure un affaticamento agli occhi, la mole di compiti sempre maggiore per un tempo che non fa altro che accorciarsi, dunque l'impossibilità di portare avanti interessi, di avere passioni. Questo perché, come dicevi anche tu, Salvatore, è dato appunto dal processo di aziendalizzazione che ha subito la scuola. Essa ormai si impegna a formare i lavoratori di domani e non più lo studente dotato di spirito critico necessario per analizzare la società e, nel nostro caso, comprendere l'inefficienza del sistema che ne sta alla base, ovvero il sistema capitalistico. Noi abbiamo anche speso parole sui problemi degli studenti, ma in questo caso gli insegnanti non sono i carnefici, ma sono a loro volta vittime, perché abbiamo visto che innanzitutto anche loro sono soggetti a tutte quelle forme di oppressione domestica
che chiunque può appunto vivere. Spesso non hanno le capacità tecniche necessarie per svolgere al meglio le lezioni online, a causa sull'istruzione, essi hanno meno ore a disposizione, hanno questi programmi che sono sempre più poveri e, dato il poco tempo, vanno sempre più concentrati nel minor tempo possibile. E questo rende le lezioni più difficili da seguirsi anche, per non parlare poi del problema dei precari. Il sistema capitalistico ha mostrato sempre di più che al primo posto vi è solo un valore, ovvero il profitto. Tutto il resto, abbiamo parlato dell'ambiente con Angela, la salute sia fisica che mentale di tutti i cittadini, l'istruzione, vengono al secondo posto, sempre che ne occupino uno nella scala delle cose importanti. Ecco perché ora più che mai è importante unirsi e lottare per la rivendicazione del diritto allo studio, per un'istruzione che sia libera, che sia gratuita per tutti, laica, eccetera. E sappiamo che queste proposte sembrano quasi utopiche, e lo sono se noi cerchiamo la loro vera realizzazione all'interno del sistema capitalistico. Ecco perché, oltre alla lotta, per la rivendicazione dell'importanza dello studio, bisogna condurre una vera e propria battaglia contro la radice del problema, ovvero il sistema capitalistico. Grazie. Ecco, a questo punto io ho ancora una domanda che è per Noemi e insomma Onsa nel suo intervento, nella chiusura del suo intervento ha posto la questione, no? Cioè è necessario condurre una battaglia. Quello che vorrei chiedere a Noemi è come si può condurre questa battaglia? Cioè concretamente. Uno studente, un giovane che dice ok, tutto giusto, mi ritrovo, perché penso che questa sia diciamo, la condizione di milioni di giovani in questo momento e quindi diciamo, ci sia una condivisione, no, di quelli che siano i problemi. Ecco, dice, la domanda è come posso fare effettivamente per cambiare le cose? Chiara accennava anche a una proposta. Di un questionario, di un'assemblea nazionale, quello che vorrei chiedere a Noemi è se ci può spiegare effettivamente che cos'è questa proposta che state organizzando, ma più in generale appunto rispondere alla grande domanda che cosa si può fare. Sì, questa è una domanda fondamentale. Che fare? Quali sono le nostre prospettive? Beh, noi pensiamo che tutti questi problemi di cui abbiamo parlato oggi abbiano un'origine ben precisa. E di certo non si risolveranno con i metodi che stanno usando molte realtà studentesche, cioè quelli di parlare con le istituzioni. Perché abbiamo visto che questi metodi hanno portato soltanto a creare delle nuove burocrazie e a peggiorare le condizioni degli studenti. Noi sappiamo che esiste solo una via, che è la via del conflitto, della lotta. La forza degli studenti organizzati che lottano per un fine comune ha dimostrato essere negli anni l'unico mezzo per ottenere delle conquiste che nessun governo ci ha mai regalato. Solo dei grandi movimenti hanno ottenuto dei risultati durevoli e che hanno permesso una maggiore uguaglianza sociale. Prendiamo per esempio movimenti che sono scoppiati negli anni del 68 e 69. In quegli anni gli studenti lottano contro una scuola classista e tra le tante conquiste riescono ad ottenere il fatto che l'università non sia più un lusso per pochi, ma tutti gli studenti possono accedervi e non solo i diplomati al liceo classico. Un'altra conquista fondamentale sono le 150 ore di permesso dal lavoro per poter seguire l'università. Questo è fondamentale perché anche oggi tantissimi giovani sono costretti ad andare a lavorare prematuramente, ma sperano ancora in un futuro migliore. La storia non si fa da sola. Milioni di giovani e di lavoratori hanno lottato fianco a fianco per poterci permettere quelle che un tempo qualcuno chiamava delle utopie, ma che sono diventate delle realtà. Questi non sono dei semplici capricci come
Qualche politico si diverte a scrivere sui social. Ma vediamo come dagli anni 90 ad oggi la possibilità di emergere dai redditi più bassi sia estremamente diminuita. Solo il 6% degli studenti che sono figli non diplomati riescono ad accedere all'università. Solo il 33% degli studenti che hanno preso voti superiori al 90 all'esame di Stato, ma che sono figli di non diplomati, si iscrivono all'università e questi sono gli studenti migliori, ma si fermano perché non hanno la possibilità di fare ripetizioni, perché non hanno delle case grandi e una stanza propria per studiare o non hanno librerie ben fornite. Tutto questo ci dimostra come il sistema scolastico sia estremamente classista e come lasci indietro tutte le classi più svantaggiate. Il governo negli ultimi 10 anni ha tagliato enormemente i fondi per l'istruzione e di fronte a questa tragedia, cosa ci potrà mai venire a dire la ministra Azzolina? Ministra che aveva assicurato una promozione a tutti gli studenti, ma vediamo oggi come in tantissime scuole, inclusa nella mia scuola, la preside abbia deciso che chiunque non ha potuto accedere alla didattica a distanza verrà bocciato. Il diritto allo studio vediamo come sia solo per ricchi, ma lo studio è uno strumento fondamentale per poterci liberare dall'oppressione. Studenti, organizziamoci, discutiamo, prepariamo delle mobilitazioni che oggi sono virtuali, ma che domani saranno concrete e avverranno tramite dei picchetti, delle manifestazioni. Non dobbiamo lasciare tregua a nessun governo. È vero però che nella storia è stato grazie alla presenza dei lavoratori se ci sono state tante conquiste studentesche. Ed è per questo che oggi io faccio appello anche ai lavoratori. Lottate con noi. Lottiamo contro un sistema classista e decadente che non ha più nulla di buono da offrirci. Noi lanciamo una prospettiva concreta. Lanciamo un'assemblea studentesca il 2 maggio e invito tutti a compilare il questionario sulla didattica a distanza e a partecipare a questa assemblea. Noi lottiamo perché pensiamo che bisogna aumentare, duplicare i finanziamenti da parte dello Stato per l'istruzione. Pensiamo che bisogna dare assistenza ai disabili che in questa emergenza sanitaria sono stati abbandonati. Pensiamo che lo Stato debba fornire i soldi per poter permettere a tutti gli studenti di avere un computer e un tablet per poter seguire la didattica a distanza. Non ci devono essere più di 20 alunni per classe e in un'emergenza sanitaria devono essere ancora di meno. Discutiamo, parliamo e organizziamoci per la vittoria. Io ringrazio Noemi, che è stata molto chiara nelle sue parole, e così come ringrazio Chiara, Salvatore, Angela e Hans, che hanno parlato prima di lei e che ci hanno appunto aiutato a capire bene, penso, la situazione nelle scuole e fra i giovani. Che dire, posso solo rinnovare l'invito a contribuire a questa campagna, alla costruzione di questa assemblea che sarà sabato. Oggi è lunedì, ci sono ancora 5 giorni per far girare questo questionario e coinvolgere quanti più studenti collettivi possibile. Direi che mettiamo appunto qui sotto il link per il questionario e magari mettiamo anche un paio di link a degli articoli che abbiamo pubblicato in questi giorni. Ce n'è uno che cita la situazione della didattica a distanza e anche con alcuni dati interessanti rispetto ai tablet, le strumentazioni e così via. E ce n'è anche un altro, penso che si leghi alla discussione di oggi, soprattutto a quello che diceva Ons nel suo intervento sulla questione della violenza in casa, dell'aumento di segnalazioni che c'è stata proprio in queste settimane, spesso di convivenza forzata.
Questi articoli li trovate qui sotto nei commenti e in generale sul nostro sito rivoluzione.ret. Grazie ancora per essere stati con noi. Appuntamento per le interviste nostre è a settimana prossima. Lunedì avremo l'intervista con i lavoratori, i delegati, gli attivisti sindacali che si troveranno nella situazione della famosa fase 2 e vedremo effettivamente che cosa questo vorrà dire concretamente. E grazie ancora a tutti e buona serata.